Caro Eugenio Sartorelli è in collegamento con noi. Buon pomeriggio, grazie per essere insomma assieme a noi anche oggi. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, dicevamo anche in pubblicità, il rialzo a cui stiamo assistendo, il rimbalzo sia di Wall Street che dell'Europa, ritieni sia più collegato al fatto che ci sono microscopici segnali di, come dire, diplomazia e di negoziati che possono portare da qualche parte, o al fatto che, insomma, la caduta dell'Ucraina, perché mettendo a paragone Ucraina e Russia è ovvio che alla lunga viene da pensare che a prevalere sarà Putin, sembra ancora lontano, o un'opzione C che non ti dico ma che magari puoi dirci tu. Sì, vado all'opzione C. Opzione C, vai. Allora intanto metto in condivisione che è sempre meglio vedere i grafici, così parto direttamente con l'opzione C, più ovviamente non è mai solo una motivazione, ce n'è sempre più di una. Qua in alto il T-note. Il T-note dovete mettere, dividere per 100, 129, 126,80, ha perso due figure e passa. Il Bund con il nuovo contratto, questo è già il nuovo contratto, era a 168,7, arrotondiamo il 7 mattina, è a 163,7, sono 4, quasi 5, anzi 5 figure in meno, 5 figure in 2 giorni. Allora, questa vuol dire due cose. Intanto che qualcuno si sta e attenzione, che se va giù il Bund il rendimento sale. Il rendimento sale, esattamente. E, secondo me questo vuol dire che in contemporanea con il rialzo, perché ricordiamoci, il rialzo più netto lo sta facendo, guardate qua, l'Eurostox. L'Eurostox sta salendo dal 7, dal giorno 7. L'America ha fatto invece un minimo inferiore l'8. In America è la prima volta che è stata veramente paura l'8. Invece l'Europa l'ha avuto il giorno prima e da lì ha recuperato. Quindi se prendiamo i minimi, certo l'Europa è scesa molto di più prima, ma se prendiamo il rimbalzo, la paura si sta riducendo fortemente, soprattutto in Europa, tolto il fatto che ovviamente in America non c'è mai stata una paura enorme, c'è stata ma no, contenuta. In Europa, magari lo vediamo dopo facendo vedere la volatilità implicita, c'è stata molta più paura. Però il fatto che in concomitanza l'Eurostox recuperi con così forza e dall'altra parte i bond stiano perdendo forza, stiano perdendo forza come prezzo, quindi acquisire come rendimento, mi suggerisce che la fase di risk off rimane risk off, ma decisamente meno risk off. Cioè a certi prezzi hanno detto, io ritorno sull'azionario. Ricordiamoci anche che il Bund è Germania, che è la nazione che ha più da perdere della questione russa, la Germania, perché è il primo acquirente di gas la prima nazione a livello di scambi commerciali con la Russia dell'Europa tra virgolette occidentale, tolta tutta la parte di Ungheria, Romania che fa parte della Comunità Europea, ma loro nel DNA avevano dei rapporti commerciali con la Russia. Certo. Invece la Germania, probabilmente si ricorda il fatto che un terzo della Germania si chiamava Germania dell'Est, ha mantenuto delle amicizie della parte dell'Est con la Russia dell'Ovest, chiamiamola così, perché molti non lo sanno, ma c'è una Russia dell'Est e c'è una Russia dell'Ovest, ma adesso non c'è bisogno di parlarne di queste cose. E quindi questo mi suggerisce che veramente si sta andando verso una digestione della questione della guerra, cioè il fatto che più o meno si va verso una stabilizzazione e quindi poi verso una soluzione, aggiunto al fatto, e questo non è tanto il Bund che me lo dice che sta accendendo, che secondo me domani la BCE andrà col poker di regina, appunto, perché definisci poker di regina, Eugenio, ti prego. Il poker di regina è che la regina della BCE, sì, butterà nuova liquidità per aiutare il sistema finanziario, quindi inversione a U delle banche centrali. Sembrava dovessero alzare i tassi e ridurre la liquidità, la aumentano. La BCE in questo momento non ha molte alternative, sì. giusto per vedere un dato. Ve lo faccio vedere che è uscito stamattina sull'Italia. Allora, questo ha un anno,
era è la produzione industriale. Produzione industriale. 4,8 un anno, meno 2,6. Meno 2,6. Vuol dire un differenziale di 7,4. Ecco, moltiplicatelo per tutte le altre nazioni europee. Questo non è stagflazione. Questo è un pugno allo stomaco dell'economia. Chiaro, è solo l'Italia. Vedremo anche la conferma delle altre nazioni nei prossimi mesi. E qui la BCE deve intervenire. O interviene subito, oppure dice, guarda, farò, come diceva Draghi, qualsiasi cosa nel momento in cui capiremo bene come è il caso di Vermeer. Ma qualsiasi cosa, cioè vuol dire qualsiasi iniezione di liquidità, lo faremo. Ecco, io mi aspetto i mercati, ed è per questo che vi ho fatto vedere la differenza tra S&P 500 ed Eurostox, come gli altri mercati europei, che da un giorno in più che stanno recuperando, e dai minimi stanno recuperando molto più rapidamente, che fa paio con la discesa del Bund, cioè qui c'è... si pensa che verrà immessa nuova liquidità. Io non mi aspetto tanto stavolta acquisto di bond, cioè, ma aspetto proprio un'espansione monetaria, cioè liquidità diretta alle banche, oppure faranno anche quei bond come sembra che abbia suggerito Draghi, legati all'aumento del, cioè dei bond che aiutano che vanno direttamente ad aiutare le nazioni, tra virgolette, o meglio le aziende e i privati che dall'aumento del costo dell'energia hanno delle negatività enormi, che poi portano a quel rallentamento dell'economia che solo in embrione l'abbiamo visto in Italia, ma poi si diffonderà per tutto il resto d'Europa, perché il costo dell'energia è in aumento. Vi faccio vedere un'altra cosa e poi ti lascio a te. Rimani con noi, ma mi lasci lascio a te poi a fare un'altra domanda. Certo. No, perché qui si dice... il nickel è salito. Sì, ma sì. A un anno, coal è il carbone. A un anno fa più 357 il carbone contro il 200 del nickel. A un anno. Quindi anche dici: sì, adesso apriamo un po' il carbone. Beh, intanto un sacco di carbone viene dalla Russia. E poi hanno già subodorato la cosa. Cioè il carbone è già si è moltiplicato 3,5 volte. Quindi anche dire sì, adesso troviamo qualcos'altro, sì, il carbone è rapido, però è rapido ma lo paghi un sacco lo stesso. Quindi la soluzione non è proprio così dietro l'angolo. Ringraziamo il fatto che grazie anche al vulcano, non mi ricordo qual è stato il vulcano, abbiamo avuto un inverno mite e probabilmente avremo una primavera ancora più mite e un'estate torrida. E però l'estate torrida vuol dire consumo di energia per raffreddamento, però abbiamo mesi di tempo per sapere come fare l'energia, e in estate arriva un sacco di energia dal solare, cosa che adesso abbiamo molto meno. Direi tutto condivisibile, Eugenio. Io stavo però pensando a una cosa, tu hai spiegato, no, intanto volevo chiudere la parentesi sulla possibile idea che la banca centrale possa iniettare liquidità, soprattutto alle banche. È quello che pensi che il mercato stia diciamo scommettendo anche su questo, vedendo il più 13% di Unicredit, il no più 9 di Biperbanca, premesso che Unicredit, essendo molto esposta in Russia, abbia subito sicuramente insomma sedute ribassiste importanti, e il più 13 di oggi non è che pareggia le perdite insomma che ha registrato da più o meno metà febbraio. Però sta ascoltando però, questa cosa? Però come mai oggi? Come mai oggi, che è il giorno prima della BCE? Come mai? E dicelo tu. L'hai già detto. La telefonatina è arrivata, dico, tranquilli, c'è la regina di cuori che tira fuori il poker di donne. Quindi io credo che il mercato finanziario abbia chiesto, giustamente, sia direttamente sia indirettamente tramite i governi, abbia chiesto questo intervento, e penso che sia corretto. Ripeto, magari non sarà domani, però dirà: faremo qualsiasi cosa nel momento opportuno, che potrebbe essere anche a breve. Secondo me già qualcosa però fanno domani. Per esempio, adesso non mi ricordo se il PEP scade domani o scade a fine marzo, per esempio il PEP potrebbero prorogarlo, già solo quello, no? Beh sì, era marzo, a me sembra che fosse marzo, sì, però non mi ricordo se è inizio o fine marzo. Sì, infatti stavo per dirlo anch'io, poi con questa cosa la andiamo a verificare. Ma se Christine Lagarde cala il poker di donne, sì. Powell che mano ha?
Che cosa hai in mano? Allora, consideriamo che parliamo di una nazione che è il primo produttore di petrolio al mondo, perché molti se lo dimenticano. I primi produttori di petrolio al mondo sono gli Stati Uniti, la Russia, qualche volta l'Arabia Saudita, ma più spesso gli Stati Uniti, solo che ne consumano di più di quello e quindi devono un po' importarlo. E certo. Tra l'altro hanno anche un sacco di gas. Non gli basta il gas, ce l'ha un sacco il Canada. Quindi non hanno problemi. Sì. Quindi dal punto di vista energetico, quello che sta succedendo in Europa a loro gli fa il solletico. Certo, loro sono abituati a pagare la benzina a, non mi ricordo quanto, 0,6, un dollaro al gallone, 0,8, non me lo ricordo, però la metà di quello che paghiamo noi, e ci sono anche molte meno tasse, e pagheranno un po' più la benzina, va bene, compreranno un po' più di Tesla, però non hanno, questo impatto di costo così elevato sull'economia della crescita del costo dell'energia. Diciamo che era anche già allora, alta, ricordiamo, il costo della benzina era già alta per l'inflazione, Biden che insomma se la comincia a sudare freddo per le midterms, però diciamo che è più stato più forte l'impatto, più credo, attraverso il Covid e la ripresa per l'inflazione sulla benzina di quanto lo sia la crisi in Ucraina. Ma assolutamente, poi la benzina è un problema della popolazione, in qualche modo troveranno, gli daranno un po' di sussidi. Sì. Ma il costo dell'energia è molto inferiore a quello che c'è in Europa, ma molto inferiore. Quindi le aziende energivore non hanno tutti i problemi di approvvigionamento di energia, di costo dell'energia e quindi di costo del prodotto finale e quindi di inflazione che poi portano al consumatore, ne hanno molto meno. E non ci sono aziende negli Stati Uniti che stanno riducendo la produzione o fermandola per problemi di energia, non ce ne sono, certo, hanno un po' di problemi di budget, però va bene, guadagneranno meno. E in Europa c'è proprio il problema di aziende che devono chiudere, non possono produrre a questi prezzi, non è possibile, e quindi è un po' differente. Quindi l'America può tranquillamente permettersi di mantenere le promesse, di aumentare il tasso dello 0,25 invece che del 0,5, però magari con l'acquisto dei bond vanno avanti ancora per qualche mese in più, invece che ridurlo, vanno avanti per qualche mese in più. Quindi da una parte stringono, dall'altra tengono largo. Vedremo, tanto si dovrebbe essere la settimana dopo. Esatto, esatto. Proviamo a fare qualche addizione, nel senso, sì, abbiamo un po' di notizie oggi, 14:30, NATO, riunione dei ministri della difesa, ci sono anche Ucraina e Georgia, cosa che credo non piaccia alla Russia e a Vladimir Putin, notizia delle 14:30. Poi 14:38, Regno Unito, valutiamo invio missili antiaerei Strastrik, ovviamente è il nome dei missili, a favore, diciamo, a beneficio dell'Ucraina, mentre Scholz, il cancelliere tedesco, dice certamente non invieremo aerei di guerra, che è quello che invece chiede Zelensky da tempo: dateci aerei, perché qua, forse non l'avete capito, rivolgendosi a NATO e Occidente, qui siamo in guerra. Aggiungiamo che la Cina, come detto, ha dichiarato la responsabilità del conflitto è da attribuirsi a Stati Uniti e in generale l'Occidente, e che ci possa essere la sensazione che l'Ucraina possa accettare l'indipendenza delle due città, delle due, insomma, del Donbass e della Crimea, cosa che in linea di massima era già più o meno era già nell'aria, un po' meno la questione dello statuto, di rivedere la Costituzione per vedere l'Ucraina, diciamo, neutrale, perché il ruolo della neutralità poi andrebbe affrontato e sarebbe complesso. Tu dicevi, Eugenio, che probabilmente il mercato sta in qualche modo, stavamo dicendo insieme, che in qualche modo il mercato sta scontando quantomeno un epilogo, ipotizzare che ci sia un epilogo chiaro dello scontro, dell'invasione, sì, in Ucraina, ma se dovesse partire poi da qui una guerra commerciale più grande, la chiamo commerciale, ma sarebbe molto di più ampio impatto, tra effettivamente Cina e Russia da una parte e Occidente dall'altra, rischiamo di vedere un ulteriore crollo. Lo so che non hai la sfera di cristallo, però può aver senso porsi, quantomeno porsela come domanda, o non sarebbe tanto diverso da, insomma, Stati Uniti, Cina, guerra commerciale, dove più o meno sì, c'è questo braccio di ferro sul fronte economico, anche in virtù del fatto che il Cremlino ha detto: attenzione, gli Stati Uniti hanno appena dichiarato guerra economica contro di noi, dopo aver paralizzato l'esportazione del gas, del petrolio, eccetera eccetera. Quindi, insomma, non è che chiusa la questione Russia-Ucraina se ne apre una ancora più
delicata, complessa, e quindi il mercato potrebbe in quel caso subire nuovi sbalzi negativi, diciamo così? Allora, intanto mi suggerirei alla Cina che si è dimenticato che è anche colpa del Papa, giustamente, perché anche il Papa sicuramente ha aiutato i nazisti ucraini, e quindi la Russia doveva intervenire. Ovviamente sto scherzando, no? Perché già che c'era metteva anche quello come colpevole. Sì, sì, il senso al quello, stavo per citare la sberla alla Papa Girl cinese, insomma, quando provò a prendere, però ovviamente sì, era una battuta. A questo punto, cioè, è colpa anche del Papa. Però, detto questo, io credo di no, non è il momento. Sicuramente la Cina si sta preparando nel lungo periodo a un qualcosa di importante, che sarà la presa di Taiwan. L'ha detto, l'ha ridetto e l'ha straridetto, e gli Stati Uniti hanno detto che non lo permetterà, l'hanno detto, l'hanno ridetto e l'hanno straridetto. Sì, ma sì, non è lo dicevano già da prima, in realtà. Non credo assolutamente che sia. Non sono il maestro della geopolitica, ma la massima, perché per fare analisi intermarket devi studiare geopolitica, mi informo, leggo le riviste principali di geopolitica, quindi soprattutto l'IMES. L'IMES, certo. L'IMES è l'altra, Aspenia, bellissima, quella del Sole 24 Ore, quella che è pubblicata tra il Sole 24 Ore, quindi cerco sempre di tenermi documentato. Non mi sembrano i tempi questo, anzi la Russia, anche lei ha un'opinione pubblica, quindi la gente non è disposta a soffrire più molto a lungo per l'Ucraina, quindi anche la Russia da una parte vuole un accordo ovviamente favorevole a sé. L'Ucraina è solo questione di tempo, tanto più di tanto non possono resistere, perché più che dargli le fionde dicono sì, ti do la fionda, vai a combattere i carri armati russi. Ovviamente che questa è una battuta, però le forze in campo sono queste, cioè questi hanno le Molotov e quelli hanno i missili. Quindi è solo questione di tempo. Sono coraggiosi gli ucraini, tanto di cappello, però le forze in gioco sono. Quindi credo che il mercato sempre di più. Perché i gestori cosa fanno? I gestori, dove non ci arrivano, chiedono agli esperti. Gli esperti sono persone che masticano geopolitica, professori universitari e così via, che masticano o ex ambasciatori, che masticano geopolitica dalla mattina alla sera, e probabilmente li hanno rassicurati, hanno detto è improbabile che ci sia un'escalation, improbabile non vuol dire sicuro, perché sicurezza qua non ce l'ha nessuno che la può dire. Diciamo che tutti gli attori, sempre di più, un passettino alla volta, stanno da una parte la Russia, da una parte l'Ucraina e dall'Ucraina, dall'altra parte l'Europa e gli Stati Uniti, stanno spingendo verso un accordo, sempre di più, cioè si va verso un imbuto inizia largo, quindi dove c'è certo. Spazio puoi creare caos, ma l'imbuto si stringe, e quindi il caos, cioè sempre di più deve andare verso una direzione. Ecco, probabilmente i mercati, cioè sto parlando dei gestori, stanno stimando sempre di più che è più probabile, ripeto probabile, non certo, che si vada verso una stabilizzazione. E anche questi espedienti, cioè quello di chiamare al Consiglio di Sicurezza della NATO, Ucraina e Georgia, va in quella direzione dei dispettucci, tu mi fai il dispettuccio a te, io te lo faccio a te, e poi vediamo, come quello anche delle cose nucleari. Cioè veramente non credeci queste panzane che vogliono bombardare la centrale nucleare, ma non sono idioti i militari, non sono idioti i generali russi, cioè vuol dire che i loro uomini prendono radiazioni subito, vuol dire che migliaia anche di loro, russi certo. Prendono, ma non esiste, cioè questo è cattivo giornalismo, veramente cattivo giornalismo, quello di creare terrore dove non c'è, è cattivissimo giornalismo, pessimo giornalismo, veramente pessimo. E non credeteci alle cose della guerra così, ma che veramente vogliono che ci siano perdite dalle centrali nucleari, o che si voglia andare verso una guerra nucleare, sono solo battute, sono solo schermaglie di chiacchiere tra politici, che poi non vanno nella direzione del realizzarsi, perché lo sanno benissimo che non vince nessuno in una guerra nucleare, perdono tutti, e non ne vale la pena, e anche nella perdita di radiazioni da una centrale nucleare con i soldati russi e anche la Bielorussia probabilmente lì vicina, che è un loro alleato, quindi non esiste, non credeteci a queste cose, sono solo parole così che stanno al vento. Quindi da quel punto di vista io mi sento molto, molto tranquillo. Certo, poi c'è sempre la scheggia impazzita che può succedere, questo non lo possiamo escludere, la scheggia impazzita, ma normal, in una situazione, tra virgolette, nella
normalità della anormalità della situazione che stiamo vivendo, è difficile che ci possa essere un'escalation in quella direzione. Ripeto, secondo me il mercato sempre di più sta stimando che ha un certo che sempre di più andranno verso un accordo. Poi potrà essere la prossima settimana, può essere questa prossima settimana, fra due settimane, ma anche l'esercito russo, hanno mandato un esercito impreparato, i russi, ci hanno mandato i ragazzi, non hanno mandato i veterani. Quando manderanno i veterani faranno la guerra. Certo che è guerra questa, ma è una guerra fatta da gente mandata lì solo per colpire solo in superficie. Quando manderanno i veterani, come erano in Cecenia, quella è guerra. E purtroppo a me dispiace anche qua che della Cecenia si è parlato pochissimo, perché là veramente è stata guerra, quella vera, casa per casa. Sulla Cecenia in effetti ci si è concentrati poco in generale, sui media che parlano di attacchi alle centrali nucleari, credo che si siano caduti nel tranello, se vogliamo, perché poi se arriva un bombardamento a 500 metri, a un chilometro dalla centrale, anche e soprattutto a livello di web diventa una chiappa click, no? Come dire, la Russia attacca le centrali nucleari, guerra atomica in arrivo, punto di domanda. E lì però poi anche un attimo generare un flusso di informazioni leggermente, anzi decisamente fuorvianti. Attaccare una centrale in attività vuol dire, creare problemi seri a tutti quanti, insomma, chi attacca, anche a chi lo conquisterà, no? Cioè, esatto. Io con Russia conquisto l'Ucraina, dopo non ho una centrale nucleare che mi produce il 20-30% di tutta l'energia della nazione. Sì, e magari devi buttare via anche il grano che produce, perché poi gli effetti, diventa. Quindi, Eugenio, per concludere, mi ricollego alla domanda di Alberto. Lui dice: il FTSE MIB è in forte rialzo, mica l'unico. Questo è segno di ripartenza? Io non me la sento di dire, però è un buon. Anzi, ve lo dico con la volatilità. Anzi, ve la faccio vedere. Sì. Così ve lo dico con la volatilità. Cioè, ve lo dico sempre. Io certezza non ne ho da vendere, sempre solo probabilità. La volatilità ha fatto 50 l'altro giorno. Questo era panico. C'è stato panico lunedì mattina. Panico. Vi dico questo: se in due giorni scende, e se scende verso questa banda alta, 36, cioè se oggi chiude sotto 36/35, o domani conferma, allora che il minimo in corrispondenza di questo massimo, che è il minimo di due giorni fa, cioè del 7, ha ottime probabilità di essere un buon supporto e quindi che continua il recupero. Però deve la volatilità deve darmi questa conferma, cosa che non ha ancora dato, ma sta andando in quella direzione, perché ha fatto un picco a 50, in questo momento a 37,8, cioè è scesa di ben 13 punti. Quindi vediamo come chiuderà oggi, meglio anche come chiuderà domani. Ripeto, mi piacerebbe vederla sotto 35. Allora mi conferma che quel supporto, un supporto interessante, e che ci potrebbe essere un buon recupero nella prosecuzione. Seguite Eugenio Sartorelli su investimentivincenti.it. Grazie Eugenio, come sempre, per la disponibilità. Buon proseguimento di giornata e alla prossima. Volevo solo dire, se andate sul mio sito stasera, sì, con insieme anche il professor Metrano e altri due ospiti, parlerò di criptovalute, Bitcoin. Professor Metrano, professore del Politecnico di Milano, si parla quindi di blockchain e criptovalute. Andate sul mio sito, c'è il link alle 21:30, sarà una chiacchierata su blockchain e criptovalute in maniera però piuttosto, lo vedete lì sulla spalla destra o andando sotto. Quindi per chi vuole stasera, non sa che cosa fare, Kryptonite Show. Esattamente. Perfetto, perfetto, è gratuito e insomma si parla di cripto. Sei contento della fiammata del Bitcoin di oggi? Assolutamente, assolutamente, segnale di robustezza, sono proprio contento. Alla prossima Eugenio, grazie ancora. Ciao Giacomo.